2018-2019 del Teatro Brancaccio. Sono Alessandro Longobardi, vi dico questo teatro da 7 stagioni, perché quella che arriverà è la 7ª stagione. E la 7ª stagione mi ha fatto pensare, perché ci sono tutta una serie di coincidenze numeriche, quasi cabalistiche, per cui leggerete nella mia presentazione, qui non vi voglio annoiare, questi riferimenti divertenti. Quindi, come ho scritto, il numero 7 rappresenta un ciclo compiuto e dinamico, e tale è stata questa incredibile esperienza vissuta fino ad oggi. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul futuro di questo gruppo di persone che compongono il software umano della macchina Brancaccio. Semplicemente meravigliose, che ringrazio tutti, che ho avuto la fortuna di incontrare, formare e crescere. Quindi questo simbolo che io definisco della perfezione. E vorrei, prima di entrare nel vivo, invitare tutto il gruppo mio, se viene qua. Forza! Una piccola celebrazione, ma anche i ragazzi più, venite, più, Enzo. Livia, non la vedo. Siamo molti. Non ci sono tutti ovviamente, perché molti stanno in produzione, quindi non sono qui con noi. Però sappiate che siamo 85 più o meno. E non posso presentarvi tutti perché sono ognuno, sarebbe troppo. Comunque qui abbiamo, ecco, vedete, fatevi vedere. Ok. Allora, questo cosa significa? Significa che in 7 anni è stato creato un modello produttivo privo di contributi pubblici che servono, non è che non servono perché noi perdiamo, ma che comunque ci ha dato la possibilità di aiuta, quindi darsi da fare per cercare di andare avanti. Allora, il Teatro Brancaccio, la sala Brancaccina dove siete in questo momento, lo Spazio Impero che è stato trasformato in una sala prove con una decina di sale, le scuole, il teatro professionale, le scuole per l'introduzione al teatro, la formazione. Allora, il Teatro Brancaccio e tutto questo gruppo ha, come dire, coltivato e creato delle radici che spero siano forti e robuste per affrontare i prossimi 7 anni, chissà. Prima di noi, credo solo Gigi Proietti ha fatto 7 stagioni, anche se grandissimo, Gigi aveva un piccolo aiutino, lui no. Speriamo di prima o poi riceverlo anche noi. E adesso grazie ragazzi, ognuno ai propri posti. Al 100% e che ha pochi mesi di vita. Purtroppo questi teatri non sono creati per fare in modo che queste persone possano godersi come tutti gli altri gli spettacoli che vanno in scena. Ora, se non le dispiace, le passo, passerei il microfono al signor Fontana. Prima di passare il microfono? Sì. Grazie. Questo intervento mi aiuta alla seconda informazione. Sono stati realizzati quest'anno tutta una serie di lavori, tra l'altro finanziati ad oggi in autonomia, quindi cash flow, semplicemente prestiti, che contribuiscono a migliorare l'accesso ai disabili, che è l'argomento che la signora sta sollevando, migliorare le norme di sicurezza. E a tal proposito possiamo vedere un video fatto appositamente per mostrare i lavori svolti. Abbiamo anche l'architetto Giacomo Corsi qui presente che potrà dire due parole sul tema. Regia, se volete far vedere. Grazie.
Bene, grazie. Come vedete, i problemi delle strutture, soprattutto antiche, perché questa è una struttura che risale al 1936, tra l'altro non è di nostra proprietà, per cui tutti questi lavori noi li facciamo, ahimè, pagandoci per conto nostro, e non ci sono ad oggi ancora la possibilità di accedere a normative di sostegno per il miglioramento sia dell'accesso ai disabili, sia, come abbiamo fatto comunque, norme di sicurezza, eliminando tutto ciò che potete immaginare delle vecchie strutture, quindi materiali desueti come l'amianto piuttosto che altre cose. E sicuramente molto altro si potrà fare, certamente già è tanto quello che sarà fatto. Se pensate che il Teatro Eliseo ha avuto un contributo importante che parametriamo a 4 milioni di euro, noi zero, e il Teatro Eliseo ha 800 posti, noi abbiamo 1700, quindi potete immaginare che lo sforzo è stato notevole. Allora, quindi spero che siate soddisfatti di questo. Allora vi chiedo una cortesia, però, siccome è la presentazione di... State andando via? E allora prego, prego, raccontateci cosa... Buongiorno a tutti, sono Alessandro Fontana, sono coordinatore nazionale spettacolo e cultura del Movimento Italiano Disabili. Il Teatro Brancaccio, adesso io purtroppo sono ipovedente e non ho visto questi lavori che hanno fatto. Comunque, il Teatro Brancaccio una volta era una platea liscia, completamente liscia, mentre nel 2010 sono stati fatti, quindi usufruibile, tutte le sue parti da tutte le persone in sedia a rotelle. Dal 2010 questo non è più possibile perché sopra la platea liscia è stata installata una gradinata con tubi innocenti che non esisteva, quindi sono stati spesi migliaia e migliaia di euro per innalzare barriere architettoniche e non per eliminarle. Quindi questa è una cosa vergognosa, scandalosa, perché qualsiasi lavoro loro possono fare, i disabili rimangono sempre in fondo alla sala. E io quando sono entrato in questo teatro più di una volta c'erano i disabili che avevano scelto dei posti più avanti e tutti a dirgli no, non si può andare, e anche i vigili del fuoco hanno detto no, non ci prendiamo la responsabilità, hanno incominciato, scusami, ora a bestemmiare. Siccome io ho il dovere, prima personale mio, perché io sono una persona che neanche a mio per poter fare delle recriminazioni devo essere prima a posto io. Io non ho mai prestato il mio tagliando disabile a nessuno, come tutti fanno, ai nipoti, alle cose, neanche a mio fratello. Io ho un parcheggio disabile sotto casa con la mia concessione, non glielo do neanche a lui, a nessuno se non io quando salgo a bordo. Quindi io sono il primo ligio a queste cose. Il Teatro Brancaccio, se voi andate a vedere la platea, c'è proprio un'installazione, l'ho vista bene anche quando poi sono andato a salutare un artista, c'è proprio, si vede, dalla parte sinistra eclatantemente sono dei tubi innocenti che tengono questa struttura su. Chi ha potuto dare, io ho fatto una segnalazione alla ASL, che poi è andata fino al Dipartimento Cultura Roma Capitale, e tutti e due mi hanno risposto che secondo la ristrutturazione del 2010 è tutto a norma. Io ho detto, non sto contestando il 2010 che non è cambiato niente fino ad oggi, sto contestando proprio chi ha dato il permesso di fare questa ristrutturazione inaudibile, una cosa veramente, è un mammozzone messo sopra, fuori da qualsiasi proprio intelligenza di una persona che vuole rispettare il prossimo. È una cosa proprio che non esiste. Grazie. Il Teatro Brancaccio non ha neanche i posti, per adesso ce n'ha 4. Signora Lombardi, ce n'ha 4 per i disabili. Lei è bella? Credo, ma l'ha informato, ma adesso spiegheremo anche il suo, sì, il suo problema, che sappiamo benissimo. Qual è il mio problema? Adesso glielo spiego. Ha finito? Dunque, poi c'è un'altra cosa, c'è una violazione della privacy. Io ho fatto questa segnalazione nell'aprile del 2017. Scusami un attimo, no, devo dire una cosa. C'è gente che sta sorridendo. C'è gente che sta sorridendo e non si rende conto che, così come voi che siete normodotati,
ci stanno altrettante persone che non riescono a fare un cazzo, i cui figli devono rimanere a casa perché non possono andare al cinema, non possono andare al teatro, non possono fare niente di tutto quello che fanno, nel mio caso, i bambini di 14 anni, di 15 anni, e vorrei che voi non rideste e giornalisti scriviate questa piccola premessa che è avvenuta prima della conferenza stampa. Me lo auguro perché a vostra coscienza e nelle condizioni del Signore. Avete ragione, senza. Allora, nelle condizioni del Signore. No, nelle condizioni del Signore, tra qualche anno, mi auguro di no, qualcuno di voi ci potrebbe stare. Perciò rendetevi conto che siamo tutti uguali e dovremmo avere tutti le stesse possibilità. Bene, vi ringrazio e vorrei... C'è la violazione della privacy, perché io ho fatto questa segnalazione ad aprile del 2017. Il sopralluogo è avvenuto nell'aprile del settembre del 2017 e io sono stata allontanata dai teatri del signor Alessandro Longobardi ad aprile. Come poteva il signor Longobardi sapere di questa cosa se non era mai stato fatto un verbale? C'è stata quindi qualcuno che o ha chiamato e è andato dal signor Longobardi e l'ha avvertito, cosa che è fuori legge, perché allora, solo sul verbale ci può essere il nome di chi ha fatto la segnalazione. Adesso però dobbiamo portare avanti il motivo, lei non può strumentalizzare il momento per questioni strumentali sue. Grazie. Avete parlato, adesso ma noi stiamo andando via, adesso io spero che siete con luci, avete dato i soldi, attenzione, allora, signora, allora, è giusta la problematica dell'abbattimento delle barriere architettoniche, è una problematica seria che abbiamo tenuto in considerazione, basta che qualcuno scenda sotto e veda i lavori fatti. Dico una cosa, cita il 2010, noi nel 2010 non c'eravamo perché era un'altra gestione, è stato un progetto realizzato dal Stage Holding Entertainment, che è una società olandese, che ha un teatro su Milano e che ha avuto la gestione di questo teatro per 2 anni. I progetti realizzati dalla precedente gestione sono tutti regolari e approvati. Noi abbiamo migliorato le condizioni che abbiamo trovato. Fine. No, voi dovevate togliere quel mozzone, non lasciarlo. Va bene, adesso cortesemente possiamo continuare, perché questa si chiama violenza. No, uno strumentalizza il proprio handicap per impedire agli altri di ascoltare una conferenza stampa. Caro Biancaccio, beh, adesso, visto che stiamo parlando di un tema delicato come l'handicap, invito Paolo Ruffini, perché sono due. Invito Paolo Ruffini a prendere la parola. Ascolti quello che c'è da dire Paolo Ruffini. Io lo conosco. Fa un bel lavoro sull'endica. E allora sarebbe bene che ascolti. Invece di andarsene sarebbe molto istruttivo ascoltare. No. Grazie. Ora io non so perché mi trovo sempre in questo posto. La invitiamo a rimanere. Se per favore lei può ascoltare questo progetto. Io pensavo di avere il nostro appoggio. Sta parlando Paolo Nord, dicendo che lei sta avendo la mia sui nuovi lavori che abbiamo. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Racconto io questa cosa, salve a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, racconto. Non mi metterei mai davanti al maestro Carmelo. Allora, no, io credo che ovviamente le istanze che sono state presentate sono istanze molto interessanti e ottime. Io volevo semplicemente segnalare che quest'anno, io sono qui perché quest'anno ci sarà
un progetto che è uno spettacolo che... Scusate se vi interrompo. Scusa, perdonami. Prego. Io ho un bimbo con una disabilità al 100%, molto molto grave. E sinceramente non ho notato, non ho avuto problemi a portarlo a teatro. Noi qua siamo venuti e abbiamo visto due spettacoli. Dove stava nessun... in fondo alla platea? Ma purtroppo c'è, cioè, in molti cosa posti. Purtroppo non c'era, non c'era una volta questa platea gradinata, ce cioè, lo puoi rendere conto? Se non sapete di che cosa si sta parlando, non stare zitti. Io non vado a teatro all'Argentina a dire di buttare giù la platea, perché quello è un teatro tutto sbagliato e c'è sempre stato. Io non ho avuto problemi a entrare a teatro a far vedere lo spettacolo a mio figlio, in fondo alla platea, e le assicuro che mio figlio non è ipovedente, le assicuro che mio figlio non è ipovedente, ma ha dei problemi molto molto grave. Tuo figlio è stato in fondo alla platea. Mio figlio da quando è nato, signora, non facciamo la gara, non facciamo la gara a chi ha il figlio più grave. Ma dai, il figlio in questa costruzione non deve essere fatta. Aspetti. Ma lei non capisce. Se non viene da una persona che ha un figlio disabile, chi può capire? Io ho un figlio disabile, vi sto capendo, ma vi sto dicendo anche che alcune cose purtroppo non le posso fare, ma come non posso portarlo in alcuni parchi giochi a Roma, ma sono cose evidenti che io ho notato netta differenza tra qui e altre città del nord. Ma dire che un bambino non può venire al teatro Brancaccio mi sembra veramente eccessivo. Perché io... Non parli se non sa che cosa è successo. Allora, adesso il signor Alessandro Longobardi l'accompagnerà a vedere la struttura. La pazienza di ascoltare quello che le sta dicendo uno dei responsabili che ha seguito voi, così forse sarà più soddisfatto. È meglio che stia zitto e anche gratis. No, se mi permette, ho il diritto di replica. Sono Vincenzo Sorbera, sono il direttore tecnico del Teatro Brancaccio. La informo che le sue informazioni sono un po' non aggiornate, perché il Teatro Brancaccio credo che sia l'unico teatro che può ospitare da nuovo progetto fino a 28 carrozzine in fila 20, non in fila 30. C'è tutto uno scivolo che è stato fatto ultimamente, l'anno scorso sono partiti i progetti, che permettono al disabile di attraversare tutta la platea, arrivare sino al proscenio e salire sul palcoscenico attraverso un elevatore installato alla sinistra del proscenio. Quindi diciamo che sono state abbattute tutte le barriere. Detto ciò, mi permetto di dire un'altra cosa, dobbiamo rispondere a delle leggi nazionali, perché abbiamo fatto la richiesta di mettere i disabili in prima fila. Le distanze delle uscite di sicurezza della prima fila sono superiori alle normative, quindi non permettono di portare il disabile in prima fila. Peccato che tutte queste cose sono state fatte dopo che io ho fatto la mia segnalazione. Guarda caso! Meno male! Detto ciò, il Teatro Brancaccio è aperto, chi vuole venire a visionarlo e a vedere è a disposizione di tutti. Sinceramente la cosa è destinata per la struttura e non ha pace finché la struttura verrà tolta. Possiamo continuare? Grazie. Possiamo continuare. Bene, Paolo Ruffini stava raccontando il suo bellissimo progetto. Qui do il microfono. Grazie. Io sono semplicemente qui perché io faccio, devo ringraziare Alessandro perché ho avuto anche la sensibilità per accogliere questo progetto che sto portando avanti da poco tempo in realtà. Io ho un mio amico carissimo che si chiama Alberto Giannini, che opera a Livorno con la disabilità da 20 anni e fa teatro con persone disabili. E quando 5 anni fa ho visto per l'ennesima volta un suo spettacolo di fine anno mi sono proprio appassionato e quindi abbiamo creato insieme un progetto che si chiama Up and Down, dove io paleso al pubblico la mia volontà di mostrare tutte le mie abilità nello spettacolo, ed è un varietà comico in cui in realtà persone disabili dimostrano di essere molto più abili di me in vari quadri dello spettacolo, siano essi recitazione, canto, danza, eccetera eccetera.
E quindi l'occasione cos'è? L'occasione è di dimostrare che il teatro, a differenza a volte della realtà, è un luogo dove una disabilità, un'anomalia, se io ci butto una luce addosso, diventa una risorsa, cioè diventa un'occasione. Il teatro non ci crede, cioè come dire, non ci chiede quello che nella banalità di un certo tipo di socialità dice siamo tutti uguali, no. Se c'è una cosa che veramente ci accomuna è la diversità, siamo tutti straordinariamente diversi, siamo diversi per collocazione, il teatro è molto meglio della vita oltre che essere la sua nemesi a volte, cioè esiste che se una persona sta su un palco diventa un attore e questo attore non è più interessato, cioè il teatro non interessa se questo attore è sulla carrozzina o è non vedente o è down, anzi diventa un'abilità anche quella. Cioè, per un certo aspetto le persone con sindrome di Down hanno una capacità e una caratteristica straordinaria, sono attori della commedia dell'arte insiti in loro ed è un'occasione anche per riflettere su quanto siamo tutti noi abili o disabili ad accogliere la felicità, ad accogliere la leggerezza, ad accogliere la vita e di quanto forse anche chi frequenta persone con sindrome di Down ne sa che questa sindrome è paradossale, cioè è... queste persone sono molto più up di tante persone in down che io ho incontrato da stamattina uscendo di casa e frequentando persone che sono veramente in down, cioè sono molto incazzate. Le persone con sindrome di Down hanno una sorta di confidenza con la vita che a me interessa, cioè è un modo di vedere la vita come un'opportunità, un modo di vedere la vita come un'occasione. E ringrazio il Teatro Brancaccio, insomma mancavo da due stagioni, mi fa piacere tornare con questo spettacolo che non è un semplice spettacolo, è un happening, è un evento, non siamo riproducibili per tanti motivi, non riusciamo a avere una grossa tenitura, faremo due date il 6 e il 26 novembre, però questa cosa mi fa piacere anche soprattutto nei ragazzi che sono qui a Roma, molto spesso c'è ma fino a quando stai? Stiamo due giorni che non siamo come Netflix che siamo on demand, però sono cinque ragazzi con sindrome di Down, un ragazzo su una carrozzina e un ragazzo autistico ed è la dimostrazione ancora una volta di quanto il teatro possa essere paideutico e straordinario. Sarà il più bello spettacolo della stagione. Come dice? Sarà il più bello spettacolo della stagione. È vero, è una forma residente, insomma voi vedrete i ragazzi vedrete poi gli attori che alla fine dello spettacolo escono con la penna per fare gli autografi, e, insomma è una grande occasione, tra l'altro il 26 novembre è il mio compleanno, io farò 40 anni in questo teatro e ci tengo particolarmente perché sono 40 anni proprio di up and down. E quindi è uno spettacolo a cui tengo, non rubo spazio agli altri, vi dico soltanto che mi ha insegnato molto ed è uno spettacolo che mi piacerebbe tantissimo che coinvolgesse anche i ragazzi, oggi siamo veramente tutti contaminati da un'aria social, io non so se tra 300 anni ci sarà ancora Facebook, il teatro ci sarà di sicuro. Grazie Paolo. Prima di chiudere questa parentesi un po' bizzarra, però che ci tengo un po' di adrenalina. No, ma ci tengo a chiarire due cose. L'attenzione della nostra attività teatrale, proprio come produttori, è sempre stata rivolta anche a situazioni di disabilità. Non testimoniate perché abbiamo fatto due produzioni teatrali importanti, Figli di un Dio Minore, che vi ricorderete, alla San Umberto, prodotto da noi insieme a Walter Ramor, ok? E il progetto fatto recentemente con Lorenzo Gioielli, non ricordo il segreto del teatro, un spettacolo bellissimo insieme all'associazione L'Arte del Cuore, che forma attori, punto, che poi sono disabili, ma sono attori per i propri. Noi siamo come dire, rimasti affascinati dal loro lavoro, il testo era bellissimo, è venuto un progetto che ha avuto successo a Roma, non ha potuto girare perché non c'erano i nomi, ma teatralmente è stato un successo, che ha dato energia e vita a queste persone, che sono persone, io ho imparato, non sono disabili, hanno un modo diverso di vivere, ma ovviamente sono persone come noi e sono bellissime, ovviamente bisogna farle esprimere. Quindi la persona che stava qui, Alessandro Fontana, diciamo
ho un po' di pietà perché so bene la sua storia. Era un fantastico attore, ballerino, cantante, bravissimo. Poi ha avuto una malattia e quindi ha avuto dei problemi. Oggi è in sedia a rotelle, però ancora ha la forza di cantare, una bellissima voce. Perché ha fatto questo? No, perché io non l'ho prodotto, perché abbiamo iniziato un lavoro e siamo stati insieme a seguire questo progetto, insieme a Marco Mattolini. Questo progetto è stato interrotto per la sua, come dire, difficoltà nel potersi relazionare con il gruppo, e quindi da quel momento lui si è legato al dito questa cosa. E ha sempre, qui abbiamo l'ufficio stampa nostro, Silvia Signorelli lo può testimoniare, è sempre venuto insistentemente strumentalizzando la sua disabilità e pretendendo sempre di entrare gratuitamente. Noi mettiamo i biglietti a 5 euro quando si ha un biglietto cortesia, per evitare di avere un carico forte di SIAE sul biglietto intero, perché la norma che lo dice, e questa cosa l'ha fatto mandare su tutte le furie. Per cui, se l'argomento sollevato è vero, è altrettanto vero che noi forse siamo la realtà che è più attenta a queste problematiche, sia dal punto di vista dei lavori fatti, realizzati, ma soprattutto sia nel parlarne, nel ospitare spettacoli e produrli con attori che sono attori disabili. Grazie. Adesso entriamo nel vivo della stagione, questa vivace introduzione, comunque utile. Dicevo, parlavo del numero 7 e uno dei musical che, commedia musicale, che quest'anno ha avuto un grandissimo riconoscimento sia a Roma che fuori, con 80.000 presenze in 74 recite, aggiungi un posto a tavola, e qui abbiamo rappresentata la nostra compagnia Lorenzo Carabinieri, Gianluca Guidi, Francesca Luzzi, Piero Di Blasio. Che altro c'è, ragazzi? Gli altri non sono venuti? No, comunque Beatrice Arnera, ecco il nostro Abeni, vieni il nostro maestro Abeni, che dirige l'orchestra dal vivo, quindi con ben 16 orchestrali in buca. Beh, è stata un'esperienza bella, era la nostra, è stata la settima produzione anche qua, e casualmente è la settima edizione, come leggerete, per cui diciamo questo numero 7 che torna continuamente quest'anno è curioso. Gianluca, torni quest'anno in brancaccio, lo spettacolo debutterà il 22 di novembre, rimarrà fino al 6 dicembre, faremo le feste. 6 gennaio, scusate, faremo le feste di Natale. Ho visto un mese vuoto all'improvviso, no, nella mia giù la paga. E poi andrà in tournée in tutta Italia. Ecco, direi Enzo e Gianluca, raccontateci un po' com'è stata la vostra tournée in Italia e quello che sarà poi il ritorno a Roma. Dai. È stata un'esperienza bellissima, perché la gente, per quello che riguardava me, l'intuizione di Gianluca di farmi diventare la voce di Dio è stata una cosa meravigliosa, perché così mi sono un po' riposato, stavo nascosto in un palchetto, ma la sorpresa per il pubblico è stata che la gente pensava che fosse tutto inciso, e invece alla fine, quando tutta la compagnia schierata ringraziava il pubblico, alla fine facevano un gesto, ecco come con Gianluca ha fatto adesso, e il sottoscritto si alzava e ringraziava il pubblico. Benedicendo anche. Certo, benedicendo tutti. È stata una sorpresa meravigliosa e il pubblico ha risposto bene, benissimo. Per me è sempre un ritorno agli inizi, perché ne ho fatte tante edizioni di questo spettacolo e ogni volta è la stessa emozione. Mi fa passare un anno, me ne fa passare un altro, e chi lo sa,
se ci rivedremo anche il prossimo anno. Io credo di sì. Allora, buongiorno, noi torniamo, devo dire, devo fare un piccolo preambolo a quanto è successo poc'anzi, ma insomma velocemente senza entrare nel merito. Io e tutti noi, credo, insomma, ne giriamo tanti di teatri in Italia e vediamo in che condizioni a volte sono. Io devo dire che chi mi conosce sa che non sono il tipo da piaggeria, perché francamente non me ne frega nulla e non ne ho bisogno, però io raramente ho visto un livello di sicurezza e di capacità professionale come al Brancaccio. Me ne sono reso conto l'anno scorso, perché mentre noi provavamo stavano facendo quei lavori che avete visto, quindi l'orchestra suonava e sopra c'erano chi trapanava, tant'è che poi li abbiamo tenuti, li mettiamo anche negli altri teatri i rumori di trapani perché facevano folklore. E devo dire, Enzo e tutta l'equipe tecnica del teatro sono dei professionisti meravigliosi e meritano un pochino, credo, più di rispetto da parte di tutti. Detto questo, tornando a Giulio Posataola, Galinei è l'unico che ha visto le città dove noi andiamo, perché lui alle 9:15 del mattino non tiene che fare, come dire, a Napoli, e quindi esce, poi arriva la sera in teatro verso le 20, quando viene convocato, e dice: sono un po' stanco. Beh, ma a Genova viaggiava per Carugi, pareva Zeno Colò, capito? Quindi gli alpinisti, quelli che si è uscita, viaggiava per le strade di Genova, è quello che ha più vitalità di tutti noi in realtà. Poi la sera ebbene, veramente, effettivamente, come diceva giustamente lui, è molto bello, perché alla fine quando accende la luce su Enzo, che saluta la gente, lo guarda e Enzo ha veramente un'ovazione meravigliosa. Lo spettacolo, non essendo qui, mancano alcuni interpreti, tra cui Marco Simeoli, che fa il sindaco e che ha preso il posto di al buon Enzo. Manca Emi Bergamo, che fa Consolazione, manca Beatrice Arnera, che è Clementina, e poi abbiamo finito, credo, che siamo noi. Poi c'è Piero e Francesca, infatti. Poi c'è, ovviamente il corpo di ballo o ensemble, come si dice oggi modernamente, e la nostra orchestra diretta da bravissimo, straordinario Maurizio Abeni. Detto questo, lo spettacolo credo non sia una novità italiana, quindi voi ne avete coscienza della trama e di tutto quanto, sapete che alla fine il diluvio non c'è, per quanto scoppia quest'anno nella nostra edizione, scoppia veramente, ed è un effetto che io non ho mai visto perché sto dietro, quindi non so cosa accade davanti. Piove, esatto, e questo è il fatto. Però mi dicono tutti di essere molto realistico, per il resto è un grande onore recitare questo ruolo, che ovviamente voi sapete, insomma, è un po' uso capione della famiglia, e recitare le battute di Pietro, di Sandro, Giovannini e Iaia, Fiastri, e le musiche del nostro straordinario Armando Trovajoli, di cui abbiamo anche la moglie Maria Paola qui in platea. Sarà una lunga stagione, perché cominciamo a novembre, proprio qui al Brancaccio. Prima debuttiamo, dove siamo prima? A Senigallia, nelle Marche. Ci concediamo una settimana di allestimento, si concedono in realtà una settimana di allestimento a Senigallia, e poi torniamo a Roma e stiamo qui fino alla Befana. Chiusa la Befana, non so dove andiamo, però so che giriamo fino a fine aprile, perché come ha detto giustamente Alessandro, lo spettacolo ha ottenuto, grazie a tutti noi e al lavoro che ognuno di noi ha fatto, un successo molto bello e piacevole da vivere per chi sta sopra il palcoscenico, e quindi come tale abbiamo recuperato ciò che abbiamo in parte seminato l'anno scorso, e ci può fare solo che piacere. Per il resto non ho di che interessarvi, ho alcune nuove barzellette raccontatevi da proietti, ma è meglio che me le racconti lui, per cui non posso fare altro che ripassare il passo a loro. Cosa faccio? Lo faccio? Non vuoi dire nulla, Piero? No, parlerò con mio avvocato. Francesca, siamo felici di ritornare sull'arca. Benissimo, e tutti noi anche di tornare al Brancaccio. Detto questo, auguro alla stagione che sia meravigliosa e che colleghi qui,
e che tutto poi vada per il che. Chi è arrivato? Silvia. Sì. Grazie, allora grazie, passiamo a questo punto. Grande novità, importantissima per noi, dopo 3 anni di richieste abbiamo ottenuto i diritti per poter realizzare in forma teatrale uno dei film più importanti, diciamo, della recente storia cinematografica, e parlo di Shakespeare in Love. Shakespeare in Love, vincitore di 7 Oscar, 3 Globi d'Oro e tanti altri premi. Adattato da Lee Hall per il teatro, il testo di Stoppa e Norman, e fatto in, appunto a Londra, realizzato in modo incredibile con dei mezzi pazzeschi, e poi siamo stati, diciamo, sorteggiati tra un gruppo di 7 per poterlo realizzare. E quindi ho chiamato due registi, Giampiero Solari, che non è qui in questo momento perché sta lavorando su altri progetti, e Bruno Fornasari, qui alla mia sinistra. Giampiero e Bruno sono due personalità del teatro del mondo milanese, uno dirige la scuola Paolo Grassi, l'altro la scuola Video Drammatici, oltre ad essere regista e anche autore di successo, i suoi testi sono un po' ovunque adesso in Europa, e attore. Passerei quindi la parola per raccontare l'inizio di questo lavoro, perché le prove devono ancora cominciare. Abbiamo realizzato un lungo percorso per selezionare gli attori, sono 19 attori e ogni nostra scelta deve essere avallata dagli autori, quindi capite che è molto complesso, perché a distanza non è facile poi trovare il dialogo, però ce l'abbiamo fatta. E quindi oggi siamo nelle mani del registi, del duo no, molto carini, perché si completano, hanno caratteristiche completamente diverse tra di loro e creano una forza che penso che faranno un bellissimo spettacolo. A voi la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto, prima di tutto, vi porto i saluti di Giampiero, che in questo momento è impegnato in Sicilia, perché è impegnatissimo con una regia di una delle tragedie del festival, per cui ci rivedremo a brevissimo per iniziare le prove qui qui a Milano. E la prima cosa che volevo dire è dal punto di vista autorale, quasi, perché questo più che essere uno spettacolo e basta, è proprio un progetto per come è nato, nel senso che quando Giampiero Solari insieme a Alessandro mi hanno detto perché non collabori anche tu a questa cosa, io pensavo subito che fosse una cosa molto eccitante dal punto di vista del lavoro drammaturgico, soprattutto nel senso che Shakespeare in Love, l'abbiamo visto nel film, fa qualcosa di straordinario, riesce a collegarci a un'epoca, a un periodo della quale noi immaginiamo in realtà soltanto poesia romantica, autori geniali che si chiudono in una stanza e creano universi bellissimi che poi durano per tutta la vita. In realtà il racconto di Stoppard ci fa vedere come il mondo shakespeariano teatrale fosse lo stesso nostro, di fatto. Quindi bisognava procacciarsi un produttore, bisognava trovare i soldi, bisognava fare i conti con gli spettatori che dovevano venire, portarli a teatro, bisognava raccontare delle storie che interessassero. Tutto questo con la difficoltà che, se ci pensate, nel periodo shakespeariano, nel periodo elisabettiano, il 90% degli spettatori erano analfabeti. Per cui non potevano leggere, non sapevano come documentarsi su niente, e la quantità di dati che loro potevano incamerare in un'intera vita è la quantità di dati che noi possiamo ricevere leggendo un giornale un giorno. Quindi stiamo parlando comunque di una scrittura che aveva la genialità, quella shakespeariana, di parlare a tutti senza essere troppo complicata e avere comunque la profondità che l'ha portata ad arrivare fin qui. Quindi Stoppard e Norman fanno un'operazione geniale di adattamento col film, e Lee Hall, a suo modo, la riporta in teatro con la stessa identica genialità. Perché quello che noi vedremo è proprio un mondo teatrale che però non perde assolutamente l'ironia, il sarcasmo, il romanticismo. La storia d'amore che vedremo nascere sul palco è quella tra Romeo e Giulietta, che poi sono Will e Viola. Abbiamo qui Marco De Gaudio e la nostra violissima italiana Lucia Lavia, a cui farei un applauso.
E li abbiamo scelti, questa è la cosa che è importante del progetto, ma li abbiamo scelti dicendo a chi facciamo fare cosa. Io e Gian Piero ci siamo organizzati per fare proprio un processo di selezione più ampio. Abbiamo fatto 8 giorni di workshop con 80 persone, 80 ragazzi. Abbiamo lavorato insieme con Biagio Carovano, che è il coreografo che si occuperà poi dello stage fight, perché ci saranno dei combattimenti in scena, si occuperà di alcune coreografie, la famosa che ricostruiremo è quella che avete visto anche nel film, in cui c'è questo dialogo tra Viola e Will, finché Wessex, il contendente, quello che dovrà sposarla davvero, quello che andrà a rovinare la storia tra Romeo e Giulietta, e cerca di sedurla anche lui a questo ballo, e loro intanto si conoscono per la prima volta. Ci sarà tantissima musica, anche avremo dei musicisti dal vivo, perché abbiamo scelto degli attori che sappiano suonare. Quindi attraverso il workshop abbiamo cercato di creare un'alchimia di 19 persone, 19 attori, molto giovani anche in alcuni casi, proprio anche attori proprio di talento neodiplomati, che mettessero insieme e creassero un gruppo che ci desse un mondo in particolare quello shakespeariano, in cui non soltanto Shakespeare viene raccontato attraverso il testo di Lee Hall, ma anche la messa in scena racconta l'idea che si sta mettendo in scena. Un testo in cui i personaggi si trasformano, non sono quello che sono, fissi e non modificabili. Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni non può dire di essere sempre se stesso. Noi siamo noi stessi qui a questa conferenza stampa, tra poco al bar, stasera a cena. Per cui la cosa affascinante della drammaturgia è proprio questa. La messa in scena sarà rocambolesca, ovviamente. L'idea che ha avuto Gian Piero di una piattaforma mobile si presterà sicuramente a deliri, giochi, corse, incroci, avremo una superficie che ruota con delle quinte che si incastrano, sarà insomma un po' un delirio, per cui volevo rassicurarvi, se volete dire qualcosa di rassicurante, noi iniziamo le prove tra una settimana a Milano e sarà sicuramente un delirio. Qui, di qualcosa. Grazie, buongiorno, che emozione, molto emozionante, sono molto contento, io sono Marco De Gaudio, Will Shakespeare, una grande sfida e un grande privilegio, per il quale ringrazio Alessandro Longobardi, la produzione tutta, e Bruno Fornasari e Giampiero Solari. Cominciamo le prove la prossima settimana, non vediamo l'ora di cominciare. Vi aspettiamo a teatro sperando di emozionarvi, di divertirvi, di commuovervi e di farvi uscire proprio sollevati e fare uno spettacolo vivo e pulsante che parli a tutti voi e parli davvero a tutti. Grazie. Adesso Viola del set, Lucia. Buongiorno a tutti, sono Lucia Lavia e interpreto Viola de Lesseps. Allora, sì, le prove inizieranno tra una settimana, quindi... Quindi le fate insieme, diciamo. Sì. Quindi tra 7 giorni ci incontriamo lì. No, è tutto ancora da scoprire, io sono molto emozionata, sono molto felice, per me è la prima volta al Brancaccio e per me è un grande onore. Sono felice di interpretare questo ruolo, anche perché ho amato molto il film e sono felice di lavorare con Marco, con tutta la compagnia, con Bruno, con Giampiero e sono molto contenta e anche molto timida, come potete immaginare. Volevo salutare anche la nostra regina che è qui in platea, lo so, Lisa Angelillo, sarà la nostra regina Elisabetta. Somma autorità, vieni Elisabetta. Come ricordate dal film, Regina Elisabetta è l'unica che si accorge che Viola de Lesseps non è proprio ancora il libate pronta al matrimonio. Lo dice a Wessex, no? Dice, esatto, è stata spiumata. Fidati, io so di che cosa parlo, gli dice. Sì, esatto. Io sono quella che spiuma le galline giovani. Mi hanno preso proprio, ero soltanto lì per non far sfigurare. Sono più timida di lei. Sì, sono molto contenta di fare questo ruolo perché ci chiamiamo uguale, così non mi devo confondere. Sono Lisa Angelillo, mi fa piacere tornare al Brancaccio, è un teatro che porto nel cuore. Ho debuttato qua con Gigi Proietti tanti anni fa. Non ho mai lavorato con Alessandro, è la mia prima volta con lui. Speriamo che ne arrivino tanti altri. Ci vediamo spesso perché abito qui di fronte, sì. E sono felice di condividere questa esperienza con Lucia, che conosco, e anche molto con Marco, che in un certo senso è un mio figlioccio, perché le sue prime ho condiviso con lui le sue primissime esperienze teatrali, come se fosse veramente un figlio adottivo, e quindi c'è una piccola famiglia già in questo cast. Con Bruno ho lavorato ai tempi di Mamma Mia,
E quindi Marco, ricordi che Marco Mamma Mia faceva il cover di Sky. Di Sky, timidissimo, che non voleva fare le cose, poi invece guarda qua, è dietro. C'è una microfamiglia in erba che secondo me potrà essere un valore aggiunto nel momento in cui si andranno a fare le prove, perché conoscendosi, chissà che anche questo non sia stato un discriminante, una scelta durante il workshop. Avendo appunto esperienza pedagogica, già prima dirige la scuola Paolo Grassi, io mi ritrovo nell'Accademia dei Filodrammatici, cioè l'alchimia del gruppo è importante, cioè questo è uno spettacolo veramente corale, ci sono i protagonisti ovviamente, però quello che arriverà giù al pubblico è l'energia di tutti quanti, compresa tutta la parte del team creativo con Patrizia Bocconi per le scene, Erika Carretta per i costumi, poi avremo dei video, perché l'idea di Giampiero è quella di staccarsi un po' dal realismo di rappresentazione del teatro Rose, in cui in teoria è ambientata tutta la vicenda nella versione più londinese, e avremo quindi video di Cristina Redini anche, che ci aiuteranno ad approfondità a questo immaginario. Che aggiungere? Sarà rock'n'roll. Volevo dire che questa cosa della sintonia emozionale si è visto subito nelle prove fotografiche, perché loro hanno fatto un primo set fotografico e sembrava si conoscessero la vita, intimissimi, invece vi siete appena conosciuti. No, assolutamente. È giusta questa. Sono un po' di anni che come processo di selezione preferiamo all'audizione proprio il mettere insieme persone che giochino insieme, che facciano movimento, che giochino su delle scene, che ci siano improvvisazioni, e questo permette a tutti di decidere anche se è il progetto giusto, perché non solo bisogna candidarsi per fare un lavoro, bisogna anche voler fare quel progetto e non qualcos'altro, quindi siamo molto contenti. Grazie. Luco Paolo Ruffini. Ci deve lasciare, ecco Paolo, vai. Domando scusa a tutti, purtroppo sì, ero un po' affarato, un momento un po' delicato, però ci tenevo a esserci, a presentare il progetto, non so se poi qualcuno ha qualche curiosità, comunque insomma, spero che ci sia occasione di nuovo. Grazie infinite a tutti, salute per lei, salute voi, grazie Alessandro, maestro, arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci, grazie. Bene, passiamo adesso all'altra grande nuova produzione. Parlo di Priscilla, la regina del deserto. E qui abbiamo Matteo Alessandro, che produce il partecipante della compagnia. Vorrei salutare Daniele Luppino. Daniele è quello il produttore importante, perché i produttori discano tanto e vanno coccolati e sottolineare il loro ruolo importante. E, è una nuova edizione, perché noi abbiamo ospitato la prima Faraonica, okay. La seconda che era leggermente Turing, sì. Questa invece è una via di mezzo. Abbiamo Bass che ha già viaggiato in USA, ha fatto parte del tour, torneremo con il volo in tutti i teatri che ci danno la possibilità tecnica di poterlo replicare. Abbiamo delle novità, ritorna Mirko Ranù nel ruolo di Adams, Felicia, che ha fatto parte del cast originale, castato da Simon Phillips e dal team creativo originale. Ritorna Christian Ruiz, che ha avuto il piacere di castare con Italia. E poi ci saranno insomma altre novità nel cast che vi riveleremo nei prossimi giorni. Strada facendo. Esatto. E questo è. Staremo qua dal 7 al 31 marzo e sono contento di ricollaborare con questa troupe. I costumi saranno sempre quelli meravigliosi. Saranno meravigliosi, sì, no, il design e lo spettacolo è quello. La cosa importante dello spettacolo che mi sento di condividere è che è scritto molto bene, riesce a parlare della famiglia e dell'amicizia in maniera molto tradizionale, per quanto poi parla di omosessualità e quant'altro. Ma il rapporto con i figli è davvero tanto universale, per questo mi sento di dire che è un family show. Sì, avremo quasi 500 costumi in scena, torneremo con la band, Fabio Serri è il nostro direttore musicale, e questo è. Bene, ragazzi, vuoi dire qualcosa voi? Buongiorno a tutti, sono Mirko Ranù e interpreto nuovamente, sono felicissimo di interpretare nuovamente Adam o Felicia, che dir si voglia, ma sono ancora più contento di poter lavorare con Matteo Castaldo, con il quale non avevo mai avuto il piacere di lavorare,
e di trovare in scena un collega come Christian Ruiz, perché sono 12 anni che ci, almeno per quanto mi riguarda, ci rincorriamo e non abbiamo mai avuto l'opportunità di lavorare insieme. Finalmente è arrivata. Sono molto legato al Teatro Brancaccio perché qui negli anni 90 c'è stato il mio primo saggio di danza, quindi ogni volta che torno qua sono a casa praticamente. E spero tornerete tutti a vederci dal 7 marzo, grazie. Grazie mille. Ciao a tutti, io volevo anzitutto ringraziare davvero Daniele Luppino perché ha un bellissimo coraggio a riportare in scena di nuovo Priscilla e a produrre sempre cose nuove, così come Alessandro e così come chiunque ha il coraggio di investire davvero in questo periodo che non è sicuramente facile nel teatro, perché è un lavoro che sicuramente non dà una grande, un grande ritorno dal punto di vista economico, ma un grandissimo ritorno dal punto di vista del cuore, davvero. Anche già essere qui oggi è emozionante. E Priscilla è uno spettacolo fantastico, uno spettacolo appunto come diceva Matteo che parla di famiglia, chi non vuole avere una famiglia e tutti sono legati alla propria famiglia che sia composta di chissà quanti e quali componenti, è uno spettacolo fisicamente molto faticoso per noi che praticamente non usciamo mai di scena e non facciamo altro che metterci calze, tacchi, ridepilarci fra uno spettacolo e l'altro, rifarci la barba e metterci paillette, comunque insomma un po' un sogno che diventa realtà, perché io fin da piccolo volevo mettermi le paillette e volevo mettermi questa camicia e poi ho pensato che fosse il tema per Priscilla, quindi vi aspettiamo per Priscilla Queen of the Desert, grazie! Grazie Cristian. Bene, non ho, dato che diciamo la scaletta era un po' saltata, anticipato che questa presentazione non potrà essere completa, perché c'è uno spettacolo internazionale molto importante che ha, come dire, sospeso la decisione di venire da noi e quindi noi, in attesa della loro decisione, abbiamo dovuto bloccare tutta una serie di periodi perché loro hanno problemi di periodi. Questo genera l'impossibilità di dare certezza a tutta una serie di artisti che citerò ma che non abbiamo ancora assolutamente collocato come data e quindi scusatemi ma è successo praticamente stanotte, diciamo ieri sera alle 18 questa notizia, quindi ho dovuto cambiare e sospendere tutta una serie di decisioni. Per cui ricordo che torna Angelo Pintus con Destinati all'estinzione, il nuovo spettacolo di Beppe Grillo con Insomnia, quindi MM, Insomnia, che sarà da noi in febbraio. Abbiamo una nuova produzione invece che aprirà la stagione, di cui non abbiamo ancora il cast perché in via di definizione. Però abbiamo il regista. Parliamo di La piccola bottega degli orrori con le musiche di Menken, musica molto carina, che verrà diretto da Davide Nebbia. Devo dire che per chi non lo conoscesse, Davide, oltre a essere un eccellente attore, ha negli anni assistito Saverio Marconi, tutta una serie di produzioni, tra cui Sisterà, che è stata prodotta da noi, doti eccellenti, e quindi ho deciso di dargli fiducia e dargli un incarico di una sua, diciamo, prima regia di un'opera importante. Davide, raccontaci come fare questo musical. Buongiorno a tutti, grazie ad Alessandro Longobardi finalmente La piccola bottega degli orrori torna in Italia a distanza di molti anni dalla sua ultima versione, testo e libretto di Howard Hashman con le musiche di Alan Menken che molti ricorderanno come il papà tra le altre cose anche della Bella e la Bestia della Disney, sia la versione lungometraggio animato che la versione on stage, sempre prodotta dalla Disney. E Menken e Hashman si basano su una pellicola tendenzialmente degli anni 60, primi anni 60, una pellicola in bianco e nero chiamata appunto Little Shop of Horrors, che realizzata con pochissimi dollari, un film horror di serie
di serie B. Loro sviluppano da questo il musical, debuttano off-Broadway nel 1982, poi arriveranno a Broadway molti anni dopo, nell'86, ne fanno anche una versione, una trasposizione cinematografica che avrà un finale alternativo rispetto alla versione diversa, cioè la versione teatrale, e candidato anche, credo, a due Oscar. E la vicenda ruota tendenzialmente intorno a Seymour Cranble, che è questo garzone di bottega di questo negozio di piante e fiori diretto, gestito dal signor Mushnick. Con loro nella bottega lavora anche Audrey, questa cassiera. Lei ha il compito di relazionarsi con il pubblico, con la clientela che non c'è, perché ci troviamo a Skid Row, che è questo sobborgo annientato completamente dalla povertà, dalla disoccupazione. E infatti lo spettacolo inizia proprio con il signor Mushnick che decide di dichiarare fallimento, di chiudere la bottega. Audrey suggerisce a Seymour di mostrare al signor Mushnick questa piccola pianta che Seymour stesso ha trovato qualche settimana prima in un mercato. Ed ecco che fa il suo ingresso la prima pianta, la prima versione della pianta, perché ce ne saranno varie all'interno dello spettacolo. La pianta è un pupazzo che viene animato e movimentato in scena, uno di questi pupazzi da Seymour, dall'attore che interpreterà Seymour, e invece gli altri da un burattinaio che nelle ultime due versioni della pianta sarà proprio all'interno della pianta ad animare. Ci sarà un attore a prestare la voce per la parte recitata e cantata. E ecco che, appena messa la pianta in vetrina, magicamente si manifesta un cliente dentro la bottega che chiede un mazzo di rose per $50. Quindi cominciano gli affari a andare bene, il signor Mushnick impazzito, e la pianta però comincia a sfiorire. Ecco che allora il signor Mushnick obbliga Seymour a rimanere nella bottega per scoprire tutta la notte come fare per curare questa pianta. Accidentalmente Seymour si punge con una rosa e esce del sangue, quindi la pianta si rianima all'improvviso e capisce allora di cosa potrebbe essere ghiotta. Comincia quindi nelle settimane a dissanguarsi praticamente, fino a che la pianta raggiungerà una dimensione abbastanza importante, comincerà a parlare, comincerà a cantare, comincerà ad imporsi, e non basteranno più piccole gocce di sangue, ma vuole della carne fresca, della carne umana. E Seymour, allora combattuto tra perché capisce che è la pianta che gli sta portando fortuna, combattuto tra riuscire a realizzare i suoi desideri e il dover uccidere qualcuno, dice: io non conosco nessuno che meriti di essere fatto a pezzi, dato in pasto a una pianta carnivora. Ed ecco che entra in scena il fidanzato di Audrey, che è questo dentista, questo medico chirurgo sadico, che siccome adora, gode del dolore degli altri, prova piacere dal dolore degli altri, e nel lavoro, invece nella vita di tutti i giorni, prova piacere a torturare la propria fidanzata. Audrey entrerà in scena con un occhio nero, un braccio rotto, e decide quindi Seymour di mietere la sua prima vittima. In realtà, accidentalmente, Seymour non uccide mai nessuno, si ritrova con questi cadaveri già morti e dice: ok, allora, perché ci sono, li do in pasto alla pianta. Nonostante la mia tendenza a rendere tutto molto verso la depressione andante, è uno spettacolo molto divertente, assicuro che si ride molto. E la nostra, quello che faremo insieme, la mia idea è quella del team creativo, quello che stiamo cercando di sviluppare e ovviamente portare avanti quello che è il discorso degli autori, cioè loro hanno preso in mano quelli che erano i limiti di una pellicola in bianco e nero degli anni 60 e hanno cercato di farli diventare i punti di forza della versione musical. Quindi si scherzerà molto e si riderà molto, si strizzerà l'occhio su tutte quelle che sono le figure un po' stereotipate di quella pellicola, quindi l'eroe piuttosto che la donna in pericolo, il cattivone dei cartoni animati. E come Seymour si trova di fronte a una pianta carnivora, un mostro, la pianta vuole essere uno specchio di quelli che sono i mostri interiori dei personaggi. Ed ecco che la nostra idea è questa, cioè riuscire a sviluppare insieme ai linguaggi, gli altri linguaggi in scena, quindi la scenografia, i costumi, il trucco, il parrucco, le coreografie, l'interpretazione degli attori. Man mano che si va avanti cercheremo di annientare il più possibile i personaggi. Le coreografie saranno affidate a Rita Pivano. I costumi di Francesca Grossi e le scenografie di Gabriele Moreschi. Grazie. Ora, chiaro, diciamo, come ho detto prima, ci sono altri due progetti che io non posso annunciare ufficialmente, ma posso indicarvi il regista. E non sono io, mi stavo recuperando. Maurizio Colombi, eccolo, il nostro Maurizio.
Buongiorno. Allora, Maurizio potrebbe dirci così, sì. Perché anche svelo due una cose piccola punta di orgoglio, no? Com'è andata la tournée di La Regia di Ghiaccio? Perché tu hai girato tutta Italia, no? Quindi sì. Con Norella Cuccarini. Sì, con La Regina di Ghiaccio, sì. Esatto, quindi è finita quest'anno, per cui è una produzione esterna, no? Sì. Come è andata? No, la tournée della Regina di Ghiaccio è stata bellissima. La tournée della Regina di Ghiaccio è bellissima, siamo andati in giro per tutta l'Italia, che Norella è la più amata dagli italiani, per cui andavamo a colpo sicuro, ovunque andavamo, potevamo anche non fare lo spettacolo, perché quando c'è Norella è un faro che illumina, per cui tutti l'amano, però lo spettacolo è stato un po', dai, una fiaba, io sono cintura nera di fiabe, per cui ho scritto questa fiaba qua sulla Turandot di Giacomo Puccini, l'ho resa una fiaba inserendo dei personaggi nuovi, no? Non so se l'avete vista qui a Brancacci di Roma. E, diciamo, è stata apprezzata moltissimo, soprattutto anche dall'ambiente della lirica, perché era un modo nuovo di rifare un'opera, no? Che un'opera di Puccini, molto cruenta, dove c'era questa regina di ghiaccio, e noi l'abbiamo fatta diventare una regina di ghiaccio che poi alla fine si rivelava una buona regina, e si rimetteva i suoi peccati e salvava l'impero attraverso l'aiuto di una bambina, che era una bambina magica, insieme a un papà magico, e tutte le fiabe che faccio io sono tutte magiche con il lieto fine, per cui finiscono tutte bene. Il regista illusionista. Sì, e per quello c'era Lorella, perché anche lei diventava buona, erano tutti buoni, si amavano tutti, i bambini tornavano a casa contenti e le famiglie aumentavano. Per cui e questa è La Regina di Ghiaccio. Invece lo spettacolo che faremo, io ho pregato Alessandro, anzi lo ringrazio che mi dà questa possibilità di non dire il titolo, perché è uno spettacolo a cui sto lavorando da tempo, e, è una fiaba, chiaramente posso dirvi che è una fiaba, il titolo è molto importante, e ho costretto in qualche modo Alessandro a non rivelarlo, perché voglio essere sicuro di poterlo fare al meglio, di come al meglio, è un titolo talmente importante, è una sfida anche per me, e gli ho chiesto assolutamente di non dirlo e di dirlo al momento giusto, per cui farà una comunicazione in seguito dicendo il titolo di questa fiaba bellissima, che esprime secondo me l'amore più grande, e tratta di tanti argomenti anche questa fiaba. E la faremo in un modo diverso da come è stata fatta fino ad ora, posso dirvi questo, la faremo all'italiana, come abbiamo fatto sempre le nostre fiabe, come ho fatto sempre le mie fiabe, come ho fatto Peter Pan, come ho fatto Rapunzel, come ho fatto La Regina di Ghiaccio, come ho scritto Heidi e come ho scritto altre fiabe. E questa è una fiaba molto bella che piacerà sicuramente ai vostri bambini. Grazie. Purtroppo questa incertezza è anche data dai periodi, per cui anche i periodi incidono poi sulle scelte del cast. Dunque, possiamo chiamare Edoardo Ferrario. Edoardo, c'è qui? Dov'è? Edo, vieni. Edoardo è uno dei rappresentanti della genere stand-up comedy. No, aspetta, mi alzo. Deve stare in piedi. Ma lui fa stand up, deve stare per forza per definizione in piedi. Se no era sit down comedy, invece. Allora. Che Pietro la crea un po' d'acqua. Vai. Bene, allora io vi ringrazio, e sì, questo è effettivamente uno spettacolo di stand-up comedy, si chiama Diamoci un tono, e per me la stand-up comedy in realtà è più una scelta di forma, perché è un monologo, diciamo come stile all'americana, quindi ci sono io sul palco soltanto con il microfono, senza costumi, senza trucco, senza scenografie, insomma è molto scarno come forma. Questa per me è stata una scelta di stile, nel senso che io all'inizio, quando ho iniziato a esibirmi nei locali, io ci provavo a portare un po' di musica, a fare un disegno luci, se non che c'era sempre qualcosa che non andava, quindi le luci non funzionavano, la musica che avevo chiesto di mettere al fonico partiva sempre quando io poi ero già tornato a casa, sono cose che insomma chi si esibisce conosce bene. Tant'è vero, Alessandro, quando io sono arrivato qua al Brancaccio, a me mi è dispiaciuto, perché funziona tutto troppo bene qua al Brancaccio. Cioè io stavo lì alle prove, ho chiesto, possiamo fare questo disegno luci? Certo, si può fare, la musica era tutto perfetto, cioè pure mi è stato detto chiedi e ti sarà dato, che è una cosa che per un attore è esatto, ma questa per un attore è già un grandissimo privilegio. È stato un privilegio anche insomma esibirmi già a maggio qui con lo spettacolo, insomma è bello fare uno spettacolo che
ha una forma così, così spoglia di fronte a, insomma, in un teatro così grande. E sarà ancora più bello farlo già riempito facilmente. Sì, esatto, sì, era sold out, insomma, ci auguriamo che questa situazione si possa ripresentare. E i contenuti, invece, diciamo, se la forma è quella americana della stand-up comedy, i contenuti sono molto italiani. Io sono sul palco per un'ora e mezza e racconto la mia vita di trentenne, quindi con tutti i problemi legati alla mia generazione, quindi, diciamo, il rapporto che ha la mia generazione con il lavoro, con la ricerca del lavoro soprattutto. E poi parlo anche di me, quindi del mio rapporto con la palestra, con la convivenza, anche con la comicità. Per esempio, faccio un pezzo contro la comicità, che deve essere per forza irriverente, oggi sembra che la stand-up comedy in qualche modo debba essere sempre questa forma di arte irriverente a tutti i costi. Io non credo che sia così e, insomma, spero che lo creda anche il pubblico. Bene, grazie Edoardo. Grazie. Insieme a Edoardo avremo Montanini che torna, Giorgio Montanini, anche lui uno stand-upista, non so se può dire così, e poi avremo tutta una serie di nomi, tipo i Bazzanichi in concerto, Loredana Bertè, Luciano De Crescenzo, Salda Vinci, li cito velocemente perché non so le date, quindi ci saranno, probabilmente Neri Marco Re, insomma ne avremo l'illusionista Gaetano Trigiano, che è già stato a noi con successo, un progetto su Cenerentola on Ice, quindi balletto Cenerentola sui pattini, fatto sul ghiaccio, una produzione che viene dalla Russia, e il ritorno dei Parts of Dance. Sul tema danza ci sarà poi un approfondimento a settembre, perché purtroppo questo problema improvviso delle date ci ha bloccato tutto quanto. Detto questo, chiudo con un auspicio che mi ero scritto qui all'inizio, dato che siamo in ripartenza, nel senso che sono appena finite più o meno tutte le elezioni, e quindi io invito il governo, la regione, il comune, ovviamente regione e comune Lazio e Roma, di considerare il teatro, compreso quello privato, come un'energia positiva per i territori e la società civile. Non vogliamo solo risorse, ma leggi semplici e scritte in modo pertinente per sostenere tutto, sottolineo tutto, il settore, e non aggiungo altro per non far polemiche. Qui tutti devono essere presi in considerazione. Viva il teatro e chi lo ama. Prima di chiudere, benissimo, apro una parentesi sulla nostra stagione dedicata ai ragazzi, alle scuole, che si tiene allo spazio Brancaccino, qui dove siete voi adesso. E invito Rossella Marchi a raccontarci, ormai questo cos'è, 5 anni che lo raccontiamo? Sesto, non è il settimo, peccato. Non è il sesto. Sesto anno. Comunque salve, con buongiorno. Un lavoro importante sul territorio, sui linguaggi teatrali, devo dire, encomiabile. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, il Brancaccino Ragazzi è appunto alla sua sesta stagione. Ed è e noi qui facciamo un teatro per le scuole che è dedicato proprio ai più piccoli, quindi ai bimbi che vanno dai 3 fino ai 10 anni di età, anche perché appunto è un luogo che, come vedete, concilia molto un tipo di teatro intimo. La scelta che è stata fatta è sempre continua sul linguaggio poetico e l'educazione alla bellezza, ho voglia di dire. E questa stagione aprirà, diciamo, ci sarà tutta una prima parte di stagione che avrà una caratteristica musicale molto forte. Apriremo con una compagnia romana che è la Compagnia Teatro Viola, che farà il sole suonatore e la luna cantante, che è da un racconto di Bruno Tognolini. Ci saranno in scena 2 musiciste attrici e ci saranno questi 2 inusuali strumenti che verranno suonati, la viola e la dulcetta,
che i bambini appunto sono strumenti che i bambini non conoscono, quindi diventa un incentivo proprio anche alla conoscenza della musica. E a Natale invece ci sarà Ferruccio Filippazzi, che è un fantastico cantastorie, molto amato dal pubblico del Brancaccino, perché questo sarà il suo terzo anno con noi, e porterà uno spettacolo che si intitola Natale in cielo, in terra e in fondo al mare. E a febbraio invece, quindi nella seconda parte di stagione, avremo una compagnia milanese, Gli Eccentrici da Darò, che porterà in scena uno spettacolo che si chiama Baby Terra, che narra appunto in modo appunto molto poetico la nascita della terra, equiparandola alla nascita di un bambino. E si continuerà poi ad aprile, all'inizio di aprile, col Teatro del Piccione, che è reduce dal premio Eolo dello scorso anno, che porterà in scena la loro nuova produzione per i piccolissimi, che si chiama Taro il pescatore, parla dell'importanza della curiosità nella crescita. Chiuderemo poi con una compagnia nuova, che non è nuova ma è nuova al Brancaccino, è la Residenza Idra, che viene da Brescia, e porterà un progetto che si chiama Casa Dolce Casa, che diciamo racconta ai bambini come è importante trovare la casa che è dentro ognuno di noi per poi poterla riconoscere anche fuori. Chiudo con, cerco sempre una frase diciamo che per me illumini quello che è l'anno, e quest'anno ho scelto una frase di Walter Scott, che è uno scrittore a cavallo tra il 700 e l'800, e diceva già allora: insegnate ai bambini la poesia, apre la mente, presta grazia alla saggezza e rende ereditarie le eroiche virtù. E noi, come scrivo, non abbiamo mai smesso di crederlo e di lavorare proprio per questo. Faccio una piccola parentesi sulla parte formativa del Brancaccio, è fortemente voluta da Alessandro Longobardi, questa scuola che anch'essa ha 6 anni e ha 2 anime. Una parte professionale, la Stap Brancaccio, che è un'accademia di recitazione, drammaturgia e regia, diretta da Lorenzo Gioielli, che è al suo 4º anno e da 1 anno agenzia formativa, quindi legalmente riconosciuta, e rilascia alla fine del triennio un diploma. Infatti i nostri ragazzi oggi purtroppo non possono essere qua perché sono tutti sotto esame, e che ha, diciamo, comincerà adesso venerdì, cominceremo le prossime audizioni, prendiamo 18 allievi all'anno. È diventata una realtà molto interessante che produce, grazie sempre ad Alessandro che crede nella formazione, produce una rassegna che viene fatta, che avrà il suo 3º anno, che sono i classici del secolo futuro, sono 4 riscritture, essendo la nostra anche un'accademia di drammaturgia, quindi i ragazzi scrivono, queste sono riscritture loro, che portano in scena, il primo anno l'hanno fatto alla Sala Umberto, quest'anno al Brancaccino, quest'anno si divideranno tra più spazi. E accanto, diciamo, all'anima professionale, abbiamo invece l'anima teatrale, che invece è proprio per tutti e di tutti. Infatti la Stap Brancaccio ha quasi 300 allievi quest'anno, partendo dai bimbi di 5 anni fino al fantastico corso che c'è da 2 anni degli over 65. Quindi il teatro è veramente per tutti, non c'è selezione, quindi noi non facciamo assolutamente audizioni, le facciamo soltanto ovviamente per l'accademia professionale, non facciamo selezioni perché il teatro lo possono fare tutti e fa bene a tutti. I corsi sono monosettimanali, sono annuali, vanno da ottobre a giugno, e quest'anno inizieremo anche con i corsi estivi, quindi anche questa è una cosa importante che comincerà quest'anno per i ragazzi dagli 11-16. Sono corsi, come succede durante l'anno, anche in inglese e in spagnolo, oltre che in italiano. Una piccola parentesi per i workshop, che anche questi sono cominciati quest'anno. Ad ottobre avremo un workshop molto importante, che è quello con Carrozzeria Orfeo, che faremo allo Spazio Impero, e durerà 1 settimana e sarà diviso con 10 posti riservati ai diplomati della nostra accademia e 10 posti invece di ragazzi provenienti e selezionati da Carrozzeria Orfeo stesso. Grazie. Grazie Rossella. Come dite, grande passione, grande lavoro. Forse una delle cose a cui tengo di più: diffondere il teatro tra i giovani e tra la gente comune tutti i giorni. È un linguaggio che fa star bene. A proposito di teatro ragazzi, chiaramente Rossella si rivolge a un pubblico fino a 10 anni, giusto?
ma per il pubblico un po' più grande, e i musical del Teatro Brancaccio, gli spettacoli teatrali sono aperti alle scuole, quindi c'è un grande lavoro con le scuole, importante. Quest'anno abbiamo fatto credo 35.000 presenze, e non so se Matteo si era dimenticato a tal proposito di ricordare un paio di progetti che fate per ragazzi. Ok, oltre Priscilla, nello stesso periodo ritorneremo a presentare Geronimo Stilton, Il Regno della Fantasia, che è un best seller made in Italy, tradotto in più di 147 lingue nel mondo, e che mi ha dato l'opportunità di collaborare con l'autrice. Ho curato l'adattamento, la regia e le coreografie, e ritorniamo e Christian Ruiz farà il ruolo di Geronimo, che ha già fatto. E poi grande novità, portiamo Super Pigiamini, per la prima volta verrà prodotto in Italia, uno spettacolo per i più piccoli, prodotto con la Disney negli Stati Uniti d'America, e noi lo faremo in anteprima qui in Italia e poi lo porteremo in Spagna. Mi deve arrivare il testo, passerò l'estate a tradurlo, divertendomi, insomma, questa è la novità. Grazie. Io chiedo scusa, mi intrometto velocemente per dire che ho dimenticato, ahimè, purtroppo l'età incombe, l'andropausa è vicinissima. Le coreografie ovviamente sono di Giulio Posatavola, sono quelli di Gino Landi, e i costumi e le scene sono di Giulio Coltellacci, i costumi rifatti da Francesca Grossi, che è la costumista all'interno del Brancaccio. Era per dovere di... Per chiudere, sempre in tema di disabilità, c'è un progetto molto carino che ci racconta Rossella. Sì, giusto perché deve essere sempre tutto circolare, quindi come si apre e si chiude. Allora sì, il progetto che è stato fortemente voluto invece dal Brancaccio, che è il progetto Officine Teatrabili. Il progetto Officine Teatrabili è un progetto che è stato scritto per le famiglie, per ragazzi over 18 e per che abbiano una disabilità e un familiare. Quindi è un progetto proprio incentrato a come posso dire, creare una relazione che sia differente da quella che normalmente si forma all'interno delle famiglie che hanno in cui componenti qualcuno ha una disabilità. E questo permette di scoprire nell'altro degli aspetti che la normale, diciamo così, vita familiare legata spesso appunto a dei meccanismi sclerotizzati nelle relazioni può diciamo illuminare, far vedere quelle che sono le potenzialità, come diceva Paolo Ruffini, sono molto d'accordo, cioè la disabilità se nel momento in cui viene messa su un palco in realtà è un punto di vista che un normodotato non potrà mai avere, quindi è una grandissima ricchezza. Quindi questo è un progetto che partirà il prossimo anno, sarà fatto per 8 coppie ed è un progetto biennale che tende a voler diventare una compagnia stabile di teatro integrato. Grazie Rossella. Quindi prima di congedarvi, se avete domande siamo qui, oppure il buffet è pronto. Domanda posso io? Prego. Io aspettavo Grillo. Domanda provocatoria, dopo l'incipit che avete avuto prima, a questo punto lo faccio io. Com'è il venuto? Diciamo in realtà è solo Peppe che è venuto, perché abbiamo preferito dare spazio alle grandi produzioni. Peppe fa 3 giorni, quindi non c'è, voglio dire, sono ospitalità veloci, io le chiamo incursioni, cioè la stagione poi in realtà è fatta dei progetti di cui abbiamo parlato. Peccato non siamo riusciti ad annunciarvi questi due molto importanti, ma come avete saputo vi ho anticipato un problema di periodi. No, mi complimento con Shakespeare in Love, penso che sia la punta di diamante della... Sì, è un progetto nuovo. Quindi grazie. Grazie.